infatti noi non giochiamo a D&D, giochiamo a un gioco in cui c'è un umile narratore. Esatto, esatto. Questo non è il vero D&D. Cari ascoltatori, siete stati ingannati. Attimo, già registrato, scusa. Ciao a tutti, sono Emilio Palmerini e questo è il terzo episodio della quarta stagione di Storie di Vapore. Con me ci sono Giada Tarivelli. Ciao, ciao Giada. Ciao a tutti, grazie dell'ascolto, buongiorno, buonasera, qualsiasi sia il vostro tempo in cui ascoltate questa cosa. Tutte le volte. E Viola Sanguinetti, ciao Viola. Ciao. Basta. Io sono minimalista. Ha già detto abbastanza Giada, direi che... Ho già fatto troppi danni. Volete parlare di qualcosa prima di incominciare? State già seguendo Travels and Dragons su Instagram? Perché se non lo fate, potete farlo. Se non lo fate, vi lavo. Se siete morti. No, vabbè, cioè Travels and Dragons è il format di viaggio e di gioco di ruolo di Ecoway Travel che portiamo proprio io, Emilio e Viola. Quindi, cioè, quale miglior podcast per dirvi? Andate a seguire Travels and Dragons su Instagram. Nel frattempo Giada stava facendo gesti molto italiani con due mani. Secondo me si sentiranno. Sentiranno, l'italianità. Già la vuoi fare tu un riassunto? Sì, sì, sono pronta, sono prontissima. Allora, apriamo con Olga e Ametista, che stanno andando verso il porto. Il porto, perché devono cercare il Gravitassium. E vengono inseguite da due loschi figuri. Scoprono che i due loschi figuri fanno parte della Caccia Selvaggia, un'organizzazione neonazista. Che... Mi dissocio da... più o meno, nel senso, sì, sono simili nazisti. Che praticamente stanno sterminando gli gnomi, in particolare... No, non hanno ancora ucciso nessuno. Stanno facendo hanno brutto. Hanno intenzione di sterminare gli gnomi, in particolare quelli con la magia. Quindi loro, spaventate, si mostrano con le loro false identità e scoprono che i due sono il capitano del Re del Crepuscolo e Valentino Rauco. Ex capitano del Re. Ex capitano e ex poliziotto Valentino Rauco. Dopo una chiacchierata felice con loro, fortunatamente non vengono scoperte e si dirigono verso la polizia. E finalmente incontrano Corin dopo 2 anni. All'inizio Corin sembra abbastanza freddo, ma poi si lascia andare e c'è un dialogo tra di loro, ma loro non possono dire niente per il contratto e quindi usano la favolosa storia di Ametista. E Corin, speriamo che abbia capito abbastanza, e poi Corin ci rivela di avere una storia a tre con Chiara e Cecilia. È vero, questo non me lo ricordavo. Soltanto dopo aver rivelato questo si ricorda anche di rivelarci che c'è l'esame in corso e quindi noi adesso stiamo correndo verso il dormitorio dove dovrebbero farci fare l'esame. Sì, come passo. Sì, è stata brava, sì. Questa volta è andata bene. Sintetica. Sì. Non mi ricordo la frase, perché non me la sveglio mai. Nuvole, storie di Cumo. Ma ora torniamo tra le nuvole e le storie di Cumo. Due gnome stanno correndo lungo le strade di Ultima. È notte e come al solito l'umidità delle nuvole tutto attorno ha reso scintillanti i sanpietrini e i lampioni della città, e mentre le due gnome corrono fate in tempo a vedere che non c'è più tanta gente in giro. Le persone che giravano durante la sera, che stavano andando al parco a vedere le fiamme spettrali oppure che stavano festeggiando nei vari caffè, hanno iniziato a ritirarsi per la notte. Non sapete se una tempesta è in corso, non avete avuto tempo di controllare il meteo e cosa veniva previsto per la giornata, ma continuate a correre con quanto fiato avete in gola verso l'Accademia dei Cacciatori di Criptorei. Fatemi un tiro salvezza su Costituzione. Ametista, aspettami! Ametista! Io quando sento lei che rimane un po' indietro, cerco di far arrivare un po' di vento che la trascini verso di me e aiutarla. Okay. Io ho fatto 16. Anch'io. Okay. Abbiamo i tiri coordinati in questa stagione. E soprattutto state passando dalla parte un po' più alta della città verso la parte bassa, verso l'accademia, il fiume. Quindi continuate a correre mantenendo il fiato abbastanza, rallentando magari in qualche momento. E quando arrivate davanti al cancello dell'accademia, voi siete dall'altra parte della strada, il cancello è aperto e 3 macchine stanno uscendo dall'accademia. Sono 3 macchine nere che sembrano essere quasi degli scarafaggi o dei maggiori
striscioloni completamente scuri rispetto alle macchine che avevamo visto nelle prime stagioni, che erano più simili a carrozze. Queste hanno già forme più bombate, più morbide, un po' proprio come i maggioloni italiani, no? Quelle forme più rotonde. Sono tutti coperti di un po' dell'umidità che sta avvolgendo tutti voi, e tu hai chiamato il vento in tuo aiuto, hai cambiato leggermente il clima attorno mentre correvate. Quando arrivi davanti all'accademia, nuvole vi stanno seguendo nella corsa e iniziano a spillare nella via principale davanti all'accademia, e quindi i fari a gas delle macchine illuminano per un attimo dove siete, le sagome, e poi le tre macchine iniziano ad uscire in un corteo. Mi sa che sono quelle. E io mi sbraccio. Ehi! Iniziate a sbracciarvi, a saltellare per la strada. Sì, esatto, io salto sbracciandomi e urlo: non ci lasciate indietro, anche noi dobbiamo fare l'esame. L'esame. Le macchine iniziano ad accelerare. Sparo un colpo in aria. Boom! Spari il colpo. Mi sentiranno, nel senso. E il suono rimbomba nella notte. Fatemi un tiro su percezione. 11. Questo è alto. 22. Ametista, tu non sei sicura di chi sia alla guida dell'auto che si ferma. Un'auto rallente si ferma sotto uno dei lampioni e la portiera si apre. Un'elfa scende e tu, Olga, ti rendi conto che Catulla ti guarda dal lampione in cui è, nel vicolo buio da cui siete sbucate. Ti guarda, sorride per un attimo, poi rientri in macchina, chiude la portiera e si sente il motore che riparte. L'esame. Io prendo Olga per un braccio e lancio volare. No, non devo tirare niente. Non devi tirare niente, funziona e basta. Che livello? E per forza penso al quarto per far volare anche lei. Ok, puoi descriverci tu l'incantesimo? Le altre volte penso che abbiamo sfruttato sempre il vento, quindi un vortice mi avvolge, ma più forte di quello che di solito utilizzo come piccolo aiuto per correre. E avvolge anche Olga e ci spinge verso l'alto. Fammi un tiro salvezza su saggezza. 15. Il vento sorge sotto di te, ti spinge verso l'alto, lancia entrambe e per un attimo è un flash. Il battito d'ali. Tu che stai volando sopra l'accampamento dei cacciatori di criptori nel mondo di sotto, il drago gigantesco che vola verso di voi, e perdi il controllo dell'incantesimo. Per un attimo vorticate senza speranza tra i palazzi, sbattete contro uno dei doccioni che si spinge in avanti per far sgorgare l'acqua piovana, e poi recuperi il controllo dell'incantesimo e inizi a volare verso le tre auto che stanno correndo verso il limitare della città. Mentre c'è tutto questo e mentre recuperi la direzione e l'altitudine, il controllo dell'incantesimo, non una voce, ma come una sensazione ordinata e disciplinata nel retro della tua mente ti ricorda che non puoi volare troppo in alto. La tua direttiva è proteggere il terreno, che poi continuate a volare. Allora, l'obiettivo direi che è planare su una delle auto e attaccarci a un'auto. Io le dico soltanto: ametista, attenta, attenta, non sbandare più. Sì, scusami, hai ragione, non succede poi, non ti preoccupare. Ok, come gestiamo questa cosa? Quindi state planando verso una delle macchine, tentando di raggiungerle. A questo punto le macchine stanno prendendo velocità, uscendo dal centro abitato, e ci sono questi campi di grano attorno alla città che servono a sfamare ultima e diventano sempre più frequenti. I palazzi più alti iniziano a scomparire e voi vi abbassate. Siete vicino alle rotaie del treno, lo stesso treno che avete preso un'altra volta in questo podcast. Quando ormai vi abbassate più in basso, il tuo vento spinge il grano e lo appiattisce, rivelando le rotaie e la strada sterrata che le macchine stanno seguendo. Ditemi entrambi come volete aiutare questa situazione, cioè come volete riuscire ad aggrapparvi a una macchina. Se avete qualche idea particolare, così non lo gestiamo soltanto con un tiro salvezza. Allora, io forse ho un'idea, però devo ricontrollare. Io non ho un piano ben congegnato in mente. Cioè, voglio arrivare sopra una delle macchine, cercare di appoggiarmi. Ok, fammi un tiro su acrobazia allora. Però non so. Olga, hai un piano migliore? Io stavo pensando che potrei sparare alle gomme, ma ho paura che poi sia peggio. Perché magari ci espello, no? No, e poi ci dobbiamo arrivare al luogo. Vabbè. No. Non lo so allora. Acrobazia. Raga, è un 17. Questa volta ce la possiamo fare. 20. E vuoi mantenere attivo volare e attaccarti soltanto alla macchina mentre volate? Oppure vuoi disattivare l'incantesimo e atterrare sul tettuccio? E atterrare sul tettuccio. Ok.
Quindi con Olga. Possibilmente. Poi scopriremo a breve, Olga. Disattivi l'incantesimo quando sei a un pelo davanti alla macchina e lasci che l'inerzia dell'attrito del vento ti fermi a mezz'aria mentre le vesti si gonfiano tutto attorno a te e cadi perfetta sopra al tettuccio dell'automobile. Tenersi poi sarà un po' un'impresa, ma lo scopriremo a breve. Ma devo fare un tiro per atterrare o faccio già il tiro per tenermi? Lei è riuscita ad atterrare, guidava l'incantesimo per entrambi, quindi tu devi trovare un modo per aggrapparti mentre iniziate a scivolare sul tettuccio. Ok, può essere rapidità di mano? Può essere rapidità di mano. Sono veloce a trovare un... Sì. Modo per aggrapparmi. E poi io una domanda per Ametista. 13. Okay, 13, dai. Ok. Quindi senti che non hanno dei veri e propri finestrini, hanno comunque delle finestrelle che si possono aprire, no? Spingendole leggermente in fuori, e quella davanti è aperta, quindi riesci ad infilare la mano tra il metallo e il vetro e a trattenerti, e tu Ametista ti aggrappi a Olga. È la macchina di Catulla o è un'altra macchina? No, è un'altra. Ok. Allora per la scena è quella in testa, quindi atterrate su quella davanti, sentite qualcuno imprecare alle vostre spalle dalla terza macchina indietro, e poi tipo il finestrino si apre del tutto e mentre guida con una mano mette fuori la testa, vedete i capelli neri che vengono sparati indietro dal vento, una cicatrice che gli passa sul volto e gli occhi azzurri che vi guarda e fa Olga, ed è Lucio. Lucio, ferma questo catorcio e facci salire, dobbiamo fare anche noi l'esame. Non vi abbiamo trovato nelle stanze. Adesso siamo qui, eravamo in bagno. Esame. Fammi salire. Ma cosa? E vedi che si sposta di lato, fa un cenno. E non conoscete l'altro guidatore della macchina, della seconda macchina? E passa oltre di Catulla che passa e vi guarda in ferocità. E di fianco a lei, seduta sul sedile del passeggero, c'è un giovane elfo con un cappuccio sulla testa e legato attorno al collo e le mani legate davanti a sé. E Lucio si ferma, blocca la macchina, scende, mi guarda e fa: avete volato da Ultima fino a qui? Perba, ma che cavolo sta succedendo? È iniziato l'esame, voi non c'eravate nelle stanze, Catulla ha insistito. Questo è il modo, non ci si avvisa, non so. No, cioè. Infatti vedi che prende qualcosa dal tipo il cruscotto dell'automobile e tira fuori due cappucci neri. Eccoci, se necessario lo facciamo. E ti mette il cappuccio in testa e senti che ti lega attorno al collo questi lacci per stringere il cappuccio, poi guarda te Olga. Cosa ti devo dire, Lucio? Capitano, e ti mette il cappuccio in testa e ti lega. Le mani me le lascio libere, vedete. Grazie. Di non fare casino. E salite in macchina. Ecco. Così, magari aiutaci. Esatto, si sente la portiera che si apre e vi spinge dentro. Ma domanda. Quella chiude. Quindi Lucio, esattamente come Catulla, fa parte del personale dell'Accademia? Fa parte, è uno degli insegnanti. Ma come si permettono, guarda. Che delusione. E poi si sente Lucio che risale alla guida. Io borbotto, io non lo so, gli ho insegnato tutto a questi qua e adesso mi devono fare loro l'esame a me. Capitano, ha detto qualcosa là dietro. Niente. Tu non ti azzardare a Ametista un giorno a fare così. La stessa cosa, sta solo ripassando. E un'altra voce vi raggiunge da destra rispetto a voi. Non so chi è stata messa in mezzo e chi vicino alla portiera, ma si sente questa voce e fa: Olga, Ametista? È la gnoma, è la nostra amica. È la gnoma che sta picchiando il toro. Che si chiama esattamente nostra amica. Che... Ehi tu! Può essere il nostro gioco, che ogni volta la chiamiamo in modo diverso. Sono tentato perché di... siamo un po' bulle, anche se è nostra amica. Esatto, sono tentato di non dirlo, perché siete un po' bulle. Avete passato tutto l'anno a fare le eroine di notte. Va bene. Ciao Clementina! E si vede tipo, voi non lo vedete, ma sentite che si sposta tipo un pochino allontanandosi da voi e fa: è cominciato l'esame? Sì, noi abbiamo già fatto una parte dell'esame. Ah, per quello che non c'eravate? Sì, esatto, abbiamo dimostrato fantastiche grandi capacità. Sapete dove ci portano? Non lo sanno. Beh, questo lo pensi tu che non lo sappiamo, abbiamo fatto le nostre ricerche. Dai, va bene, dove stiamo andando? Chiede Lucio. Secondo te siamo così ingenue da dirlo, così poi cambiate destinazione in base a quello che vi diciamo? E questo dimostra che non lo sapete. Vabbè, può anche essere. Vabbè, guarda, facciamo che sto zitta. Però se stiamo andando da una parte e tu sai dove stiamo andando, significa che non è pericoloso. Perché non ci metteresti mai in pericolo, vero? Nessuno risponde dal sedile di guida. Ripeto, gli ho insegnato tutto quello che sapevo. È davanti a me. Sì, tipo, e io con una mano avanti provo a toccargli la testa. No, non i capelli. Sì o no? Sì, sarà pericoloso. Ah!
Ah, bene, buona sapere. Si sente la gnoma tremare un pochino nell'angolo. Forse fingono, dicono che è pericoloso per farci mettere stanno paura. Stanno bleffando, dici? Ci tiro saranno... su insight, un insight solo uditivo. Io direi con svantaggio. Lo stesso numero, che comunque è basso, però 9, quindi... Realistico. No, 11, dai, sì, niente di che. Dalla voce ti sembra che comunque Lucio sia più divertito che spaventato. Però lui è il tipo che è più divertito che spaventato quando c'è qualcosa di pericoloso. Tipo quando ha un buco in pancia, esatto. Eccetera, eccetera. Va bene. Mannaggia, ma questa magia qua... Ma si potrà mai imparare a leggere i pensieri degli altri? Actually. No, ho solo visione dell'occulto per individuare il magico. Non ho individuazione dei pensieri. E Rita vi dice: voi siete molto avvantaggiate perché avete la magia, io non ho niente di tutto questo. Ma come? Ma in che senso? Davvero? Eh sì. Ma quando pensavi di dircelo? Ci conosciamo da mesi. Ma non vi ricordate neanche il mio nome? Ma ti spendiamo in giro. Lo ricordiamo. Come mi chiamo? Letizia. Non mi chiamo Letizia. Vabbè, ma lo so che sei impegnato. Aurora. No, non mi... Non ti ride. No. Aspetta che guardi i miei punti. Io non posso, perché sono legato. Aurora è l'altra. L'elfa. Io sono... Scusa, sì, ti ho scambiato con l'elfa. Tu sei... Tramonto. Clotilde. Clotilde? Che nome è Clotilde? Non lo so. Lo sto inventando. Vabbè, ma comunque lo capisco. Siete impegnate e non potete ricordarvi i nomi di tutti. Sì, però comunque non pensare che non ci interessi te. Sei l'unica con un po' di senno, ecco, in questa scuola. Insieme, ovviamente, a Tacito. E poi sei... Da sotto il cappuccio di Rita. E poi sei forte. Sei forte. Quello è vero. Ecco. Ci aiuteremo tutti a vicenda, non ti preoccupare. Ascoltate, un'altra cosa, e penso di non siamo tutti. Ah, in effetti tre macchine mi sembravano un po' poche. Sì. Ho visto che hanno preso Tacito prima che mi mettessero il cappuccio, e ho visto che hanno preso Cecilia con noi. Mm-hmm. E non so chi altro. Sospetta questa cosa, però. Ma Cecilia? Augusto minore. Sta facendo l'accademia anche lei? Non avevo capito questa cosa. Tu avevi capito questa cosa? Cecilia, Chiara, Tacito sono tutti e tre nell'accademia. Ma ok, non ce l'avevi detto. Cari ascoltatori del podcast, questo podcast è improvvisato. Non prepariamo neanche quello che potremmo preparare. Ok. Tutte le persone che hanno un legame con noi sono state prese. Sì, penso che ci abbiano divisi in gruppi. Allora, non voglio iniziare a diventare una di quelle che pensa sempre male, ma il mio lavoro precedente mi ha insegnato che pensare male è meglio che pensare bene. Le abbiamo divisi in gruppi semplicemente in base a amicizie e antipatie. Sì, tra... sì, certo. Va bene. Tu non vale quello che dici tu. Sterza un pochino sulla strada. Spam contro il finestrino. Noi non abbiamo comunque le nostre cose. Cioè, noi i nostri oggetti, le nostre cose non ce le hanno mai date, quello... vero? Voi magari avete più cose, visto che stavate uscendo a fare cose losche durante la notte. Io ho il fucile, visto che ho sparato prima. Sì, però per dire, i nostri oggetti magici, queste cose qua le avevano prese tutte loro? No, quelli ve li hanno lasciati, sono vostri. Anche perché immagino che non li avreste ceduti facilmente, però... hai lo zaino dimensionale, quindi... Anzi, alcuni piccoli oggetti magici sono stati distribuiti durante le lezioni, e magari non ve li hanno dati perché è stata antipatica a Catulla, però... Dopo mezz'ora circa la macchina si ferma e si sente la portiera che si apre. Lucio scende la ghiaia che scricchiola sotto i suoi stivali di cuoio, e poi apre anche la portiera dietro e vi fa scendere. Poi vi accompagna lungo quello che sembra essere un sentiero. Non vi tolgono i cappucci, il respiro si fa un po' più affannoso nella tela, e la notte è un po' più fredda rispetto a come era a ultima, e iniziate lentamente a salire. Per quanto dobbiamo andare avanti? Un'oretta. Un'oretta? Mm-hmm. Con i cappucci? Sì. Ma vi sembra il caso? Sì. Ma non mi sembra un trattamento giusto questo qua per degli studenti. Sono trattamenti riservati ai prigionieri di guerra e non sono giusti neanche in quel caso. Capitano, non c'è bisogno di fare un dramma. Catulla vi spiegherà tutto quando arriviamo su. Ma se io non vedo, posso lanciare mano magica? Non ti ha legato le mani, quindi dovresti poter lanciare mano magica, sì. Ok. Ah, non
mi ha legato le mani. Perché è verbale e semantico. Ci stanno guardando, diciamo. Dopo un po' si sentirà anche le voci degli altri. Ma io posso lanciare mano magica all'interno del sacco. La mano che fa le spalme. Voglio fargli aprire i buchi per guardare. Ok. Ok, ci sta, ci può stare. Fammi un tiro su furtività. La mano di Nightmare. Ho fatto 19. Oh, comunque sti tiri questa stagione. Ho fatto 24. Fai finta di inciampare per un attimo durante la salita. E lanci l'incantesimo mentre inciampi. La mano appare nello spazio. E poi inizia a grattare, a tentare di spostare un po'. E in realtà un po' di fatica e mezz'ora di lavoro riesce ad allentare un pochino la trama, a guardare fuori con un occhio. E il sentiero ti è familiare, anche perché inizi a vedere alberi scheletrici che emergono dal bordo della strada, un corvo appoggiato che vi guarda passare e gli altri studenti attorno a voi che stanno salendo lo stesso sentiero. Siamo al parco? No. Ah, mi è familiare ma non so bene cos'è. Fammi un tiro su percezione con svantaggio. Cioè, comunque, era svantaggio, se no uno dei due era 18. Comunque 10, 14. 14. Quando girate per l'ultimo tornante, riesci a guardare di sotto senza farti vedere e vedi le luci di un piccolo villaggio che sono accese per la notte, due o tre case e così via. È una villa un po' più lontana dalle altre. E riconosci il vero ultimo villaggio prima delle terre di nessuno. Ultimissimo. Dove c'era la villa di Lucrezia. Dove c'era la villa di Lucrezia. Mando un messaggio a Olga. E altri incantesimi di nascosto. Siamo a Ultimissima. Vicino alla villa di Lucrezia. E di Lucio. Ah sì, giusto. Vero. Me lo stavo dimenticando. Già. Che strano. In questo momento mi viene in mente anche Alice. Lo specchio, come si chiama? Alice Beltrami. Questo episodio abbiamo un problema con i nomi. Io deglutisco, dico le miniere. Le miniere. Non è che ci stanno portando alle miniere. No, non mi sono mai piaciute quelle miniere. Penso lo scopriremo tra poco. Però almeno siamo preparati al terreno. E quando lo dici, Catulla dalla testa del gruppo dice: candidati, fermi qui. Fa un cenno agli altri due insegnanti, a Lucio e all'altro, iniziano a togliervi i cappucci. E quando finalmente riuscite a guardarvi attorno nella nebbia che pervade il fianco della montagna, davanti a voi ci sono i cumuli di carbone, sono stati spostati. La zona attorno è stata lastricata di recente e le piccole case bianche degli gnomi minatori sono state buttate giù per fare spazio a quelle che sembrano essere basse caserme tutto attorno al corpo principale della miniera, che se vi ricordate è una torre medievale che si erge sopra il pozzo vero e proprio di carbone, e anche questa è stata tirata a nuovo, elucidata con nuovi sostegni per le torce a gas che illuminano tutta la zona, e voi siete nello spiazzo principale. Cacciatori di criptori con i fucili e armati fino ai denti controllano la torre e si muovono attorno a camminamenti che sono stati aggiunti lungo il fianco della montagna e vi guardano mentre venite spinti verso l'ingresso dove Catulla vi attende per fare il suo discorso d'inizio. Sembrano passati secoli. Ho proprio brutti ricordi legati a questo luogo. Sì. Che strano che non ci sia Ponci. L'abbiamo incontrato qui. È vero. Speriamo che la sera stia cavando. Cioè no, non che noi siamo messi molto meglio, però confesso che sono un po' preoccupata per lui. Sì, capisco. D'altronde sono 2 anni e qualcosa che sta nel tuo zaino. È molto pericoloso. E cioè, sapete quando ci sono le vignette che sono tipo balloon che escono fuori? C'è questa vignetta che si vede a mezz'aria con Ponci tipo fermo su un palo del porto che sta litigando con un gabbiano per una ringa volante. Vabbè, se la caverà. Quanto a noi, anche noi ce la caveremo. Sì, voglio solo capire. Ma in questa miniera era una miniera. Era una miniera di carbone. Ok. Non c'erano tracce di gravitassio. Non sembrava esserci gravitassio. Ma il fatto che Lucio e Tacito erano tornati alla miniera perché Tacito stava cercando un portale nella miniera, noi lo sappiamo. No. Ok. Magari ce l'avevano raccontato. Era nelle scene sponsorizzate. Sì, sì. Ok. Ok, siamo vicini alla fine. E Catullo inizia a parlare, dice: è stato un anno faticoso. E vi guarda. Sì, molto.
Porca tu la disdegno, Cecilia. Di duro lavoro per molto. Tutti voi candidati e anche per noi insegnanti, qualche volta. Si scuote per un attimo la testa. Ha detto duro lavoro per loro. E si sente tipo, si sente tipo che dice: mamma mia, spero che muoia adesso. E l'altro insegnante fa: cosa? E lei: no, niente. Stasera e nei prossimi giorni finalmente avrete l'occasione di guadagnarvi la licenza. Non riesco a sentire. Ma ci sta, mi sbaglio che il retro della classe che continui a ridacchiare. Io le do delle gomitate. Olga, c'è qualche problema? No, scusa, vai avanti. Demenza è la tensione, è la tensione. Avrei detto la demenza senile. Anche. Stavo dicendo, nei prossimi giorni avrete l'occasione di guadagnarvi quello che tanto sognate, l'occasione per una nuova vita, per grandi ricchezze e per la gloria come cacciatori e cacciatrici di criptori. L'esame sarà semplice, dovrete fare quello che vi abbiamo insegnato, dare la caccia a un criptorio e riportare un oggetto magico. È facile. Chiunque avrà un oggetto magico per la fine di questa settimana guadagnerà la sua licenza. Tutti gli altri potranno praticare comunque, ma non come proprietari di una delle aziende di cacciatori di criptori. Cioè, in praticamente più... dobbiamo fare quello che facevo già prima e che non mi avete più concesso di fare. Dico di tirando fuori un oggetto magico. Cosa tiri fuori? Non lo so, che cosa? Ah, il medaglione. Ok, tiri fuori la testa intagliata del re barbuto e vedi tipo il braccio di metallico di Catulla che ha un twitch, che ha un piccolo fremito e un ingranaggio che tipo si blocca all'interno. Sì, Olga, proprio così. Lo Stato offrirà a tutti i fortunati di comprare il vostro oggetto magico per avere i fondi per fondare la vostra azienda di cacciatori di criptori. Sempre che qualcuno poi non decida di rubartela. Un altro ingranaggio si blocca più in alto lungo il braccio. E come facciamo a sapere che sarà così? Infatti Cecilia dall'altro gruppo fa: sì, ma non ci sono altre regole a questa cosa? E Catulla fa: non vi abbiamo addestrato per un anno per poi rubarvi gli oggetti magici o rubarvi la vostra possibilità? Dovete solo dimostrare di essere capaci. E guarda Cecilia fa: se in qualsiasi momento non vi sentite più all'altezza o avete paura per la vostra vita, potrete chiamare aiuto e vi sarà... sarete estratte in tempo. E parla al femminile guardandovi. Poi ti apre tipo una borsetta che ha lì accanto e inizia a tirare fuori ampolle. Estratte da dove? Ah, non ve l'abbiamo detto? Dice sogghignando Catulla. Beh, immagino che un posto dove ci sono così tanti criptori possa essere solo il mondo di sotto. Ti sposti di lato per evitare il soffio del drago, ma noti solo all'ultimo l'artiglio che si alza da sotto le monete d'oro. 28 ti colpisce? Non farti trovare impreparato dalle avventure della tua vita. Chiama Lorenzo Brachetti. Lorenzo è un assicuratore, noi gli abbiamo affidato le nostre assicurazioni sulla vita e anche quelle per le nostre attività. E non potremmo dire niente di meglio di così, gli abbiamo affidato quello esatto. Che paghiamo noi. È un fan del podcast dei primi episodi, ci sostiene da sempre ed è un grande appassionato di giochi di ruolo, quindi sapete come rompere il ghiaccio se volete chiamarlo. E per contattarlo infatti potete chiamare il numero 340-521-1051, 340-521-1051 o per mail lorenzobrachetti@outlook.it, lorenzobrachetti@outlook.it. Grazie Lorenzo per aver sponsorizzato questo episodio e adesso torniamo tra le nuvole le storie di Kumo. E tira fuori delle pozioni, inizia a distribuirle ai candidati e le passa anche a voi. Io guardo come vi permettete di rimandarci là sotto. E si sente anche borbottare, tipo Tacito sembra super euforico, non sta più nella pelle, vibra leggermente, non si sa se per il freddo, per l'eccitazione, ma uno degli elfi più anziani, un candidato che avrà la stessa età di Olga, più o meno, dice sì, è un posto pericoloso là sotto, e anche gli altri sembrano essere un po' spaventati. Catulla ti guarda e fa... non c'è niente da temere, l'area è già stata bonificata da altri cacciatori e abbiamo lasciato soltanto prede che siano alla vostra altezza. Questo non è il nostro portale principale, quindi sarete un po' più tranquille, non è una delle aree di attività più grosse. Se è troppo spaventoso per voi potete ritirarvi anche adesso. Noi non abbiamo paura, abbiamo paura per voi, perché non sapete che cosa potete risvegliare là sotto.
ti guarda, ride e fa... parleremo di queste teorie quando tornerete e avrete una licenza. Va bene, Olga. Mi giro verso Olga. Andiamo, facciamo il nostro lavoro e torniamo. Vedi che Catullo inizia a tirare fuori altre cose dalla borsa e vi passa un altro oggetto che è una specie di piccolo petardo con sopra delle rune incise che brillano leggermente al buio. Questo invece vi serve per chiamare aiuto nel caso voleste essere riportate qui su. A un certo punto mi rendo conto di quello che può significare scendere per Olga. Sono un po' spaventata e le mando un messaggio perché non voglio che mi senta nessuno. Ti la senti di andare giù? Se vuoi possiamo continuare a fare cose legalmente. Non c'è bisogno della licenza. Io annuisco leggermente mentre fisso il vuoto e poi senza parlarti nella mente, cioè sussurrandotelo, ti dico: sono più preoccupata per tutti gli altri. E mi guardo attorno e guardo bene chi sono i nostri compagni di accademia. Oltre a voi ci sono altre 7 persone. Uno è Tacito. Poi c'è Rita, la gnoma che era con voi in macchina. Poi vedete Aurora della Rovere, questa alta elfa dalla pelle scura e capelli ricci. Velante, che è il vecchio elfo calvo, un po' curvo, che sembra avere grandi doti magiche e poche doti fisiche. Fiore Augusto, che è un'elfa un po' in carne, sembra non essere particolarmente atletica, con le orecchie a punta e i capelli tagliati corti. E poi ci sono Cecilia e Chiara. Cecilia alta, bionda, con i capelli raccolti nel solito chignon sulla testa. Non ha il suo corpetto di gravitassimo addosso e non ha più neanche la divisa del tempio di Ba. Sembra essere vestita in abiti civili, anche se molto, il taglio sempre molto maschile. Gli stivali alti fino al ginocchio come al solito. E Chiara molto più... sembra essere... probabilmente stava andando a dormire quando l'hanno presa. È un cappotto buttato sopra un pigiama, i capelli blu, gli occhi dello stesso colore. E io mi giro per guardarli uno a uno, come se li guardassi per la prima volta, perché in questo anno non mi sono curata molto di loro. Cioè non mi ricordavo neanche la maggior parte dei loro nomi. E però so quanto è stato difficile per me, quindi mi spavento il fatto che debbano andare giù anche altre persone e ho paura che non siano pronti. Quindi dopo averli guardati torno a parlare con Ametista e le dico: dovremmo guidarli noi. Sì, spero che si fidino, dovremmo fare gruppo. Era anche la mia idea convincerli che la cosa migliore è lavorare insieme. Sì. E poi iniziare a mandare su chi magari è più debole ed è meglio che venga protetto di più. Sì, prenderemo abbastanza oggetti magici per tutti. Quindi candidati, se nessuno vuole ritirarsi, vi tiro un'ultima occhiata, bevete le pozioni e poi possiamo scendere. E che cos'è questa cosa che sto bevendo? Lo sapete in realtà, me l'hanno spiegato nel corso del corso. L'ambiente di sotto è in qualche modo tossico. Se vi ricordate eravate state male quando siete risalite dall'ultima volta e quindi hanno distillato delle pozioni magiche di qualche tipo che vi aiutano a combattere le tossine o qualsiasi cosa vi faccia star male. Se volete sapere fuori dal gioco è semplicemente il fatto che i vostri organismi non sono adattati alla pressione ulteriore che c'è sul fondo del mondo di sotto, però nel mondo di Kumo non ne hanno ancora idea, non l'hanno ancora capito che è quello il problema. Stappo e bevo. Abbiamo firmato un contratto che garantisce che se torniamo su con un oggetto magico avremo la licenza. Non c'è niente di specifico nel contratto, no? No, però, no. Cioè, avete firmato un contratto tipo per della scuola. Della scuola che nel caso completaste l'esame avrete la licenza, sì. Ok, va bene, allora posso bere la pozione. Ok, bevi la pozione. Fatemi un tiro salvezza su costituzione entrambi. Iniziamo bene. Il numero da battere è 17. Ah! No, non ci credo, ho fatto 20 naturale, nice. Grande. Più 4, 24. Mamma mia, sta stagione incredibile. Ho fatto 3. Vabbè, ci compensiamo. Olga, tu mentre bevi, non so quale istinto ti fa subito rendere conto che c'è qualcosa che non va nella pozione. Sapevo! L'avete già assaggiate un'altra volta, almeno quando vi hanno fatto preparare a questa cosa, e non ha lo stesso sapore. La bevi di colpo e senti il tuo organismo che inizia subito a reagire a qualche tossina che c'è all'interno. Ametista, tu semplicemente senti per un attimo e ti gira la testa, i brividi, e la ti viene la pelle d'oca e poi l'effetto sparisce per il momento. Io ti guardo. Catullo è lì con noi? Sì, Catullo è ancora lì e sta spingendo tutti verso il cancello della torre.
Ok, ma c'è cioè, proprio davanti a noi tipo che mi sente o... Se parli a bassa voce non penso ti senta, gli altri stanno tutti mormorando tra di loro. Ametista, la pozione ha qualcosa che non va. In effetti non ho mai avuto questa reazione. Lo sapevo che c'era qualcosa che non andava, mi sono fidata. Ha un sapore diverso, probabilmente ci ha avvelenato. Che mi sono fidata. Ho passato la guardia. Non lo so, chi altro ne hanno bevuto tutti, vero? Sì, tutti gli altri hanno bevuto. Sì, ma secondo me solo le nostre erano avvelenate. Guardo attorno per vedere se qualcun altro mentre la beve ha reazioni strane. Ti guardi attorno, non sembrano esserci reazioni strane. Forse veramente ci vuole lasciare lì sotto. Boh, spero che non mi capiti niente. Capiremo come venirne fuori. Abbiamo sempre il nostro oggetto magico. Giusto. Attraversate le gigantesche porte sfondate dal criptorio cinghiale durante lo scontro che avete avuto con il mostro. Sono state sostituite da un cancello. Il grosso ascensore centrale adesso fatto con il gravitassium e non ha più una struttura a carrucole, ha soltanto vari pesi che si muovono sopra una piattaforma di marmo. E voi cacciatori di criptori che vi scortano salite sulla piattaforma, inizia lentamente a scendere sotto il peso aggiuntivo finché non arrivate al corridoio. E anche questa esperienza è cambiata completamente. Il corridoio è stato allargato. Altre stanze sono state scavate nel tunnel principale per fare spazio a postazioni di guardia, mense e così via. Sentite il chiacchiericcio di altri cacciatori di criptori che si zittiscono mentre passate attraverso il corridoio e venite scortati verso una zona specifica del condotto e poi ricominciano a parlare dopo che siete passati. E vi fermate, voi e gli altri candidati, davanti a questa strana scultura che è l'ingresso nella vera e propria miniera. Due donne, probabilmente due gnome, scolpite con le forme tonde, molto stilizzate, quasi come una statuina preistorica che fanno da colonne per questo architrave, e una sottile linea di gravitassium è stata incastrata a forza nel suolo. Vedete la forma irregolare di varie rocce appoggiate sul pavimento. E Catulla si gira un'ultima volta e fa: quindi siete pronti? Sì. Tenetevi forte. Tira fuori un acciarino dalla tasca, lo apre, vedete una scintilla elettrica che passa dall'accendino che è in mano e crea un arco nell'aria fino a colpire il gravitassium nella soglia del portale, e appena il gravitassium viene colpito inizia a vibrare. La scena davanti a voi cambia. Sotto la porta si vede un altro mondo, una palude con l'acqua oleosa di mille colori si estende davanti a voi, con alberi contorti dalle forme assurde e colori sgargianti che si tendono tutte attorno a voi, e piccole isole collegate da ponticelli di legno con bandierine della CCC, della conferenza dei cacciatori di criptori, che segnano la strada. E Catulla vi fa un cenno come per dire di andare. Secondo voi chi è il primo o la prima che attraversa al portale? Tacito, chiaramente corre. Okay. Tacito, che sta vibrando dall'entusiasmo, corre dentro. Ehi, ragazzino, aspetta, è pericoloso. Lo seguiamo. E tipo c'è Lucio che si mette uno sport, una mano alla testa e fa: ah, sarà la settimana peggiore della mia vita. E vi segue subito dopo lui, sembra passo di corsa, preparando il fucile mentre attraversa il portale. E poi tutti gli altri dietro. Quindi gli esaminatori vengono con noi? Catulla, Lucio e l'altro insegnante sì. Ok. E poi abbiamo detto che probabilmente ci saranno altri cacciatori nella zona nel caso ci fosse bisogno di aiuto. Attraversate il portale? Voglio sapere Olga cosa pensa mentre attraversa il portale e poi Ametista. Come dicevo prima, in realtà in questo momento Olga è più che altro preoccupata per le altre persone che stanno andando con loro, perché cioè lei comunque sa che ha tanta esperienza e che se l'è cavata perché ha tanta esperienza, e quindi pensa che sia un suicidio portare lì delle persone quasi inesperte. E poi vabbè, è preoccupata per Tacito perché sa che Tacito è troppo curioso e sicuramente si metterà nei guai, anche se lo prende sempre in giro e tutto quanto, però alla fine si è affezionato a lui, quindi è un po' preoccupata. Io invece, mentre attraverso, mi ritorna in mente quella sensazione che ho avuto mentre volavo, e vedrà che siamo riusciti a non dire sconfiggere. Dai, se abbiamo sconfitto noi! E mi viene in mente che voglio vedere cosa succede stavolta, se riprovo la stessa cosa. Quindi un po' di curiosità anche. Sì. Okay. Mentre provate preoccupazione e curiosità in ugual misura mentre attraversate il portale, una voce risuona. Eccoci. Nella mente di Olga. Ciao Olga, bentornata. Oh no! E il mondo di sotto si apre davanti a voi. E finiamo qui questo episodio. I'm so happy!
Che figo! Una stagione intera per uscirci. Adesso ci torniamo. No, adesso veramente. Il drago non lo posso cavalcare perché è scoppiato. Ma chissà che se c'è qualcos'altro appresso il drago. Esatto, altri draghi. Boh. Sì, per le robe che hai tu in testa. Di cose che volete fare. Io vorrei un altro drago, chiaramente. Però... attenta a quello che desideri. Le avventure e l'ambientazione di Storie di Vapore sono originali di Due Draghi al Microfono. Il master è Emilio Palmerini. Olga è interpretata da Giada Taribelli, che trovate su Instagram come Giada di Ruolo. Ametista è interpretata da Viola Sanguinetti, che trovate su Instagram come Viovagram. La copertina del podcast e character design sono di Marco Mallia, che trovate su Instagram come Mallia Marco. Le musiche sono di Nomana Music, che trovate su Instagram e Spotify come Nomana Music. Editing e sound design di Giada Taribelli. Misteri che volete scoprire sul mondo di sotto. E la roba che abbiamo c'era... un po' di cose in sospeso dalla stagione sì, scorsa. Sì, la roba che c'era sulla montagna che non sono mai riuscito ad andare a vedere. Ok. Che però non so dov'è rispetto a dove siamo adesso, tipo... Mentre attraversi sembra una zona completamente diversa. Beh, che cos'è che era successo quando era successo quella cosa... gravissima, che le volpi avevano detto sì, che era già successo, una cosa del genere, no? Quindi quando? Sì, sì, cioè scoprire esattamente sì, cosa è successo. La storia vera del mondo di esatto. sotto. E poi sì, anche io sono preoccupatissima per Kraus, perché sicuro lo dovremo palese. Adesso o ci ucciderà lui o lo uccideremo noi. E poi secondo me, cioè viste le ipotesi che abbiamo, anche capire effettivamente se Kumo, come la conosciamo noi, sono isole che si sono staccate dal mondo di sotto. Cioè se c'è qualcosa che ha sollevato la terra e ha diviso i mondi, mm-hmm. come dice la Cabala. Ma è anche questa cupola, cioè questa cupola qua mm-hmm. che abbiamo scoperto, per quello sono molto curiosa di provare a stimolarla di nuovo. Cioè, sì, di capire se c'è un limite ovunque che impedisce di volare. Sì. Di nuovo viene attivata qualcosa, adesso che non c'è più il drago magari in realtà non è più così, non lo so. Continua fino a quando non ha un esercito di draghi come esatto. Uno solo lo voglio cavalcare. Sì, un solo drago che riesce a salire con voi nel mondo di sopra e sarebbe... Madonna! No, però cioè, il problema è che tipo tutte queste cose vogliamo scoprirle mentre però dobbiamo... Cioè, mentre però abbiamo solo una settimana di tempo per prendere i nostri oggetti magici e per farli prendere a tutti gli altri e fare in modo che infatti, non schiattino. Infatti, dal prossimo episodio tracceremo il cibo che avete okay. come se fosse un survival. Quindi cibo, risorse e il tempo che passa. Poi, vabbè, narrativamente lo facciamo durare quanto vogliamo, però giusto per dare la sensazione di questa parte mm. di mondo e del fatto che è un po' diverso da sopra. E poi vorrei crearvi la mappa delle zone che riuscite a vedere sì. e pian piano la riempiamo man mano figo. Che esploriamo. Non capisco ancora come mai vogliono farci fare questo specifico esame qui. C'è qualcosa che non mi quadra. Mm. Comunque, ovviamente non mi fido. Avete firmato i contratti e non ne potete parlare, quindi sono tutti molto convinti che quella cosa funzioni. Cioè che loro siano protetti, che possono dirvi tutto quello che vogliono, pertanto voi non potete parlarne all'esterno, finché quei contratti sono validi. E vi hanno portato giù perché stanno sfruttando il mondo di sotto, quindi cioè, i cacciatori di criptori non sono più di sopra, perché la maggior parte lavora o nelle zone dei portali o nel mondo di sotto ormai. Mm. Ma magari c'è stato un corso di economia per cacciatori di criptori, cioè abbiamo proprio detto palese che il mondo di sotto è la nuova fonte di ricchezza, sì, sì. E che cioè, non gliene frega niente dei pochi criptori che sbucano nel mondo di sopra. Sì, 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 sì.